Giovanni Cerasso, Gesù, adesso sono tutto storto. Ghost, si è rotta la telecamera. Tu che comunque nel golfo hai tra Lazzi, Tirana, cosa, per favore, una telecamera, 100 euro ti posso dare, per il resto però siccome siamo poveri e nessuno ci regala i soldi per le camere, per dire che il disco è bello, un bel like, ecco. E se vuoi le reaction integrali ti puoi subare con 4,99€, ti guardi queste reaction senza tagli sul nostro canale solo per te. Oggi è il versus tra due pezzi. Uno è il Ghost con Albania Commando, trovate la live col Ghost qua sul canale, mentre la seconda Achille Lauro con Coming Out contro Dio voglio. Quindi da una parte c'è Achille Lauro che fa un titolo ambiguo Coming Out, sì, e dall'altra parte Albania Commando. No, sapete già cosa scelgo. Fratelli, come al solito sta a voi votare quale secondo voi è l'uscita migliore tra le due della settimana. Anche noi poi daremo le nostre valutazioni, sì, a fine video. Ah, una cosa, vabbè, no, lo dico dopo, andiamo. Lasciate un like, che non mi posso comprare la telecamera. Stiamo usando il cellulare come nel 2016. Ah, con la cannetta, oh. 4-7 calash nel bando, Albano comando contro la mascipe, ha cambiato benzola, mi do un bacio, lascia il rossetto, lei dice che si sente sola. Non siamo qui per gli spiccioli, progetti grandi anche se siamo piccoli. Siamo quelli veri cresciuti nei vicoli, non questi rapper ridicoli. Mi sono il male dietro nella testa, fra non me ne vado nemmeno col vico. Di un provo a Milano a firare d'accordo, non servono le stesse idee ma lo stesso rispetto. Wow, ragazza di buona famiglia ma vuole il ragazzo del ghetto. No, ma finché non vuoi, erano re. Non vuoi sapere chi sono. Vabbè, raga, io. Non vuoi sapere che ho fatto io. 4-7 calash nel mondo. Allora, è una di quelle che non mi piace. È il lupo più amichevole di sempre. Adesso dice che ha scherzato. Albania comando. Davvero che non so, avete fa ancora quello. Il logo dell'Albania è il Wu-Tang Clan. Sì, però effettivamente è il logo dell'Albania. Il Wu-Tang Clan, Karen. Io quella fama penso fra per la strisi, lo so, mi fa male il mio fra, mi vuole bene, ma anche mi hanno ancora cose da dire ancora. Mi trovi d'estate in vacanza a Saranda, sopra una banca dorata. Ah, bellissima Saranda. Le reception. Guardate. 4-7 calash nel bando, alla pista. Hai fatto la canzone prima Andrini. Lei dice che si sente. 4-7 calash nel bando, Albana comando controlla, ma shippe ha cambiato benzo, mando controlla. Allora, io direi partiamo dai pro e dai contro. Io partirei sempre dai contro per quanto mi riguarda, ragazzi. Allora, sapete che per me mi prendo la responsabilità di perché il Ghost è un amichetto, è venuto qua e siamo in buoni rapporti, quindi sono abbastanza tranquillo che non mi accoltellerà nessuno. Non spero. Lo so. Non ho capito bene se lui voleva ripulirsi l'immagine, ma comunque rimane con un piede deve forza. Girare anche comunque con i malandrini, quindi ogni tanto è l'ambiguità del personaggio. Ah, l'unico contro. L'altro contro è che nel video non ci sono le feste. La pucciacca, mettevi due bro in meno, il cane lupo che non serviva una minchia, ma mettevi bellissimo, che non poteva far vedere che c'è anche sul petto. Due p***oni, come no, si dice in gergo. No, no, è linguaggio rap, no, non è. Lui scrive bene in italiano, è bello, ma questa canzone Albania Commando, io ho il ritornello, ho una strofa in albanese, l'avrei gradita tantissimo. Mi avrebbe, sì, fatto calare molto di più nel mood, sì, Albania Commando, capito? Sì. Stiamo parlando comunque di un mood malandrino, tra virgolette, capito? Quindi poi la lingua albanese essendo molto dura. No, ma poi era molto più identitaria. Secondo me una scuola di pensiero diversa, più che altro perché magari qua vuoi internazionalizzare la cosa. Premessa, a me non piace il pezzo, non perché lui non sia bravo, anzi, no, c'ha il modo, figa, di fare, figo, anche sta bene davanti alla telecamera, timbro strafigo, anche il doppio cambio. Sì, il pezzo della mafia ce ne frega la minchia. Più che altro io dal Ghost voglio altro. Ho visto fare altro. Può dare più di così. Dobbiamo anche pensare che adesso va di moda così, te ragazzini, per farti conoscere bisogna fare il pezzo malandrino a tutti i costi per poi fare Coming Out. Io immagino anche che Albania Commando ti prendi bene, puoi anche chiamarci un clan di Clash Royale, Albania Commando, non è che devi per forza del giro a fare i reati. Se poi lo prendi tutto in chiave allegorica, metaforica, lo puoi adattare, certo, a qualsiasi cosa. Però è molto tirata dei capelli e soprattutto devi avere anche qualcuno che ti legge una chiave di lettura. Il video mi è piaciuto tanto. Le macchine sono pulitissime, bravi che fate lavaggio macchine sempre. In che senso lavaggio macchine? E tu non hai visto quante erano pulite le macchine? Cioè, c'era... Ma nel senso riciclaggio? No, lavaggio. Io lavaggio. Minchia, una volta ho portato la macchina a lavare da due bangladesi, sì, e la macchina era pulita, ma ha detto puzzava di curry. Si può dire questa cosa? Non credo. Ho dovuto poi dargli fuoco. Senti, a chi? Agli bangladini? No, dentro a mochetto. Ho avuto paura. Ho dovuto bruciare un Apple Magic dentro. Adesso ti facciamo la mafia bangladese. Adesso aspetto che vado a mangiarci tutti i giorni con i bangladini. Che cazzo vuoi? Ma c'ho degli anticorpi che altro che COVID. Senti, non me ne frega un cazzo, vediamo Coming Out allora. Fa parte del nuovo disco di 3D che uscirà questo venerdì. È di 3D il disco? È il disco di 3D, quindi il disco producer. Da producer. Bello. Quindi non sappiamo che cosa ascolteremo, nel senso può essere rap, perché oltretutto nel disco c'è una strofa inedita di Primo. E poi 3D ha tante influenze dal rock, al funk, al jazz. Bravo. L'abbiamo sentito anche sulle ultime cose un po' più
pop indie di Night. I nomi non sono male. Male. Nel senso, gente che si impegna come Achille Lauro, o comunque se vuole fare le cose per bene, sì, come Achille Lauro, le può fare. Andiamo a vedere, Coming Out. Sono curioso. Ma che cazzo? È la della dicitura di coming out, l'atto di pubblico disclosing, quindi apertura su un orientamento sessuale o identità di genere. Ok. Marking a pivotal moment of self-acceptance, cioè marca un momento pivotale, che non so cosa vuol dire, di self, di accettarsi, sì, e un social acknowledgement. Una social acknowledgement. Sì, esatto. Ho capito solo, ricordo la polvere fina. Delle freghe incredibili. Ho capito solo, ricordo la polvere fina la prima volta. A differenza del Ghost, lui ha capito che il video deve essere minimale. Sì, la macchina, via la gang, metti una fregna. Bravo. Possibilmente bionda. Bravo. Che non sbagli mai con la bionda. Senti, mi piace molto l'idea del video con le varie didascalie. Mi ricorda molto Fight Club. Era così, Fight Club. Una sorta di cose, cioè, apparivano poi in sovraimpressione delle scritte. Ho detto come mi ricordo. Tuo personale. Sì, che sono Dumbo, nel Lincoln, mio primo porto. Yeah. Sì, che la mia via di canarete, di calze donne. Che calze donne. Apri sta bocca di merda. La nostra vita è un coming out. Rappa? Buff. Ah. Io non capisco un cazzo. Ah no, io ho perso l'idea di capire. Un pezzo da capire. Dice. No, 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 non è un pezzo da capire, è un pezzo da guardare il video, che al posto di mettere i macchinoni da stronzo ha messo quelle con l'impianto idraulico, come i cicani di Ciulo. Hai già vinto, hai messo una bionda, i churros, sono smumbling, sbiascicato per capire, guarda che io vengo dalla trap e sono ancora figo, non me ne fregava una minchia. Fregnone. La macchina dice. Il fumo fa male! Però già non si capisce un cazzo, poi se urli quando dice l'unica parola in italiano. Cosa ha detto? Ha detto sotto effetto cronico. Posso spararmi in faccia? Ma sai che alla fine non è neanche brutto il testo? Bello, bello il testo. Al secondo giro ho capito di più. Brusto di Salamoia. Molto bella come, sì, come allegoria. E ha ripreso tanto lo stile di Ragazzi Madre. La nostra vita è coming out. Tornello è super, sì, è America. No, no, è. Raga, non so perché ha qualcosa che mi attira tantissimo. Me la stai mangiando un po' più gridata, per quello è bella. Ma il video, anche come fa, è super bello. In quelle stazioni di service, gas station americano, sì, dove vivi. Adesso te lo spiego. Questo sono io. Voi non è il drink, volevo la birra. L'allegoria del video. Perché hai detto che ti piaceva il video? Perché l'allegoria del video è la gas station americana, di la vita on the road, la vita veloce, e il fast food coming out. Ma mi ha ricordato quei video, quei film americani dove succede tutto sulla Route 66. Esatto, no? Infatti ho citato Natural Born Killers perché c'è un pezzo dove succede sulla Route. Il pezzo è bello, è fatto bene. A me non piace perché l'ho sbiascicato, il mumbling non mi piaceva. Mi ha dato veramente fastidio. Sa fare la sua roba. Me lo sono immaginato un po' più gridato, e allora sarebbe stato molto più hardcore. Una critica al video è: siamo sicuri che quel video non vedo nel vestito Achille Lauro esalti veramente il tuo fisico con la panzetta da alcolizzato? Perché io mi vesto oversize proprio perché l'addominale non è il mio forte. Ma quella è una cosa mia, poi sapranno i tuoi amici di Gucci cosa. Le cazzate le abbiamo raccontate, adesso parliamo del pezzo. Ricordo di quello che è Ragazzi Madre. Sì. 3D ha fatto un lavoro confronto agli altri dischi da producer anche molto famosi, mm-hmm, che ho amato in questi giorni, come Obe, Trueno e tutto il resto. È rimasto più sul rap, per lo meno questo pezzo, sì, molto americano, super distorto nei bassi. Mi ha infastidito tanto non capire cosa dicesse Achille molto all'inizio, molto trap, ma anche commedia del non capire, esatto, ma nella seconda parte, quando ho iniziato tra virgolette ad abituarmi, il senso ce l'ha. Non ha fatto strofe, ne ha fatte pochissime, è la versione trap, cazzate, è la versione trap, quella che si chiamava la canzone, Rolls Royce. Il significato è parla del coming out, certo, teoricamente quella roba lì mi piace, perché
perché comunque allegorica, figa. Non limitarsi, purtroppo è la cornice sbagliata. Sai chi più che punk chi mi ricorda? È un messaggio giusto in una cornice un pochettino patinata. Stai usando un immaginario collettivo del trap disgraziato per portare una roba che secondo me è molto più simile a Boy George, che io adoro. Io sono un artista, faccio la vita artista, sono fuori dalle righe e tutto quello che faccio è un coming out, perché io non mi nascondo dalla società, non ho bisogno dell'approvazione. Ci sta. E anche se non approvi, io esisto e sono legittimato a esistere e te lo dico, te lo sbatti in faccia, se ti piace bene, se non ti piace meglio. E è per questo che dico, non è tanto è trap, un essere ribelle. Sì, ma non è la ribellione trap fino a se stessa, esatto, senza causa. Può avere una parte di radice che è in comune al punk, ma in realtà poi ha sviluppato tutt'altro. Ma sì, ed esatto, è molto più di teoria è quello, poi è umano, molto più umanizzi vita da artista, esatto, in quanto creativo, che scopo sulle macchine, mi drogo, mi scopo le tipe, mangio solo merda. Forse non era quello il messaggio, esatto, però quello è il messaggio che vende e allora te lo fa passare come quel messaggio, in realtà sotto c'è un'altra roba. Mi piace come idea. Laura non c'è, ma non è neanche un coglione, è diventato platinette molte volte in televisione. È diventato sì, sai, la macchietta. sì è il gioco delle parti, è il dai, gioco che anche la tele vuole, che ti Lauro ti pigli i tuoi soldini, sono Minchia. Contento sei diventato iconograficamente anche importante per sì. un certo tipo di pubblico, però se vuoi fare le cose fighe le fa. Ah, infatti, ah, Lauro, visto che comunque tu i tuoi soldi adesso comunque stai, diciamo fatto. Che non ti puoi lamentare, hai visto che questa reaction è tutta storta, ci si è rotta la telecamera. Ti prego, Lauro, ti prego, o me la compri tu o mi dai dei soldi e io ti dico che il disco quando uscirà sarà una figata. Sì, perché vedo che vanno ormai, queste cose succedono, fa così, poi lo ripubblicano, possono ancora succedere, se volete darci una donazione. Vediamo i voti, è il momento più aspettato questo dai ragazzi, perché sono qua che discutono. Per me purtroppo quella del Ghost è un 6. Beat figo, timbrica figa, non mi è piaciuto quello che è il messaggio. Forse sì. non l'ho capito, è la prima ascolto, quindi forse non l'ho sì. capito. Ragazzo giovane che fa il pezzo gangsta per poi fare coming out e fare il disco pop. Va bene. Sì, ma no. Achille Lauro invece, voglio risentirla, sto all'8, dal 7 e mezzo all'8, dal 7 e mezzo all'8, perché questa pompata è una figata. Sì, però io ti dico, mentre ascolto, mentre faccio i lavori, io sottoscrivo tutto, ma devo abbassare il voto sì. di Achille Lauro, perché questo mumbling esasperato mi ha riportato a delle robe brutte del 2016. Sì. Non serve in Italia e non mi piace. Non mi piace neanche quando lo fa Johnny Boy o chiunque, quindi ti devo proprio riportare la canzone a un 7 e mezzo. Lo facciamo 7? Chiudiamola col 7? Sì. Invece il Ghost, belle le barre, bella la scrittura, però a me di Albania Commando, non essendo albanese e non avendo un comando, non mi identifico tanto. Però il pezzo come gangster rap andava bene, non è il mio genere preferito, gangster rap quello. E comunque bello che hai citato Saranda, io vorrei venirci sì. in vacanza, quando mi regalate una telecamera poi possiamo sì, pensare anche esatto, alle vacanze. Esatto. Ciao. Ciao. Chitomini, chitare te, anata wa sagashiteru, mai chitara machi.